Buonasera a tutti, di conoscervi anche se da lontano. Allora, comincio a condividere la presentazione. Io sono una dei co-founder di Rocky Mille e responsabile marketing. E adesso ditemi se la vedete. Ditemi se vedete bene, così sono sicura. Sì, direi di sì. Ok. Oggi, come anticipava Alfredo, grazie dell'intro, andiamo a parlare del processo di redesign che stiamo applicando alla nostra attività e alla nostra community e che stiamo portando avanti appunto con alcune delle metodologie, delle pratiche di ascolto attivo e ecodesign. Prima di entrare nel di che cosa stiamo facendo, racconto, spero non metterci troppo, che cos'è Rocky Mille per chi non lo conoscesse. Rocky Mille è una realtà nata nel 2015 da un'idea matta di Fabio Zaffagnini, un giallo di Cesena, che voleva la sua band preferita, i Foo Fighters, a suonare a Cesena per l'appunto, città piccolissima dell'Emilia Romagna, dove le grandi rock band non arrivano mai. Per farlo, che cosa pensa? Di riunire 1.000 musicisti insieme e farli suonare simultaneamente un brano appunto dei Foo Fighters, farne un video, sperare che diventi virale in modo che arrivi alla band e convincerla effettivamente a realizzare il suo sogno. Così a luglio 2015 facciamo la performance. Io sono un'amica di Fabio e stata coinvolta prima a seguire i social, quindi a reclutare questi musicisti, a portarli a Cesena in quella calda domenica di luglio e poi adesso seguo la comunicazione insieme a noi altri amici che nel frattempo sono diventati collaboratori e poi soci. Quindi nel 2015 facciamo la performance, giriamo il video. Il video è virale dopo 10 ore che era online, ha raggiunto 4 milioni di view e ad oggi siamo a più di 60 milioni di view. Sì. Ciao, Cesena. La tua presentazione a schermo intero. Stiamo vedendo. Ah. Stiamo vedendo esatto, soltanto il deck della presentazione. Allora, così no. Devi condividere tutto lo schermo, secondo me. Prima Ah, le ok, arrivo, scusatemi ragazzi. Facciamo così. Ok. Ripartiamo dal faccione di Dave Grohl. Ciao, Lo Cesena. vedete? Sono Davide. Quindi sostanzialmente da pochi giorni da messo online del video della sua viralità, riceviamo un video di Dave Grohl che dice che ci promette che verranno a Cesena. E così è, quindi a Cesena il 3 di novembre del 2015 arrivano i Foo Fighters a suonare per un ristrettissimo pubblico di musicisti partecipanti, volontari e che aveva aderito al crowdfunding, donatore del crowdfunding che avevamo realizzato per raccogliere la somma minima che ci serviva per la performance. Da lì abbiamo deciso di non fermarci. E nel 2016 abbiamo organizzato un concerto intero suonato dai Mille, quindi non più una canzone sola, ma una ventina di canzoni, non più con l'obiettivo di chiamare una grande band, richiamare l'attenzione di una grande band, ma i Mille venivano elevati a rock band, la più grande rock band del mondo. Questa è la scelta che abbiamo fatto dopo aver visto la potenza della performance dei Mille e dalla decisione di farlo diventare un format live, un format show.
Da lì abbiamo continuato a organizzare altri concerti, abbiamo fatto uno alle Pendici del Monte Bianco nel 2017, poi a Milano Linate, a Firenze nel 2018 insieme a Carney Love e Beppe Versicchio, che mi sono portata fino in Brasile. E poi nel 2019 siamo andati all'estero, a Parigi e Francoforte. Il 2020 sembrava un anno ricco di nuovi progetti in giro intorno al mondo, ma poi è arrivato il Covid e ci ha fermato. Però l'abbiamo, diciamo, raccolta un po' come occasione per fermarci e riflettere su tanti elementi, aspetti di questo grande progetto e metterli a sistema. Rocky Mille abbiamo visto essere un'esperienza che amplifica e incarna determinati valori, l'inclusione, l'impegno per vivere una passione, la togetherness, lo stare insieme. Lo vedevamo parlando con le persone che venivano ai nostri show, ma lo leggiamo tuttora nei commenti come questi che vi ho riportato, che raccolgono i nostri video. E valori che sentiamo forti anche poi come team nella nostra quotidianità, per cui volevamo impegnarci. Vogliamo impegnarci e che sentivamo ancor più nei musicisti che suonavano i nostri concerti, che letteralmente portavano questa esperienza sulla propria pelle e che per primi hanno cominciato a chiamarsi, sin dal 2015, a definirsi come appartenenti a una famiglia, a una community. State proprio loro i primi a definire Rocky Mille una community. Si sono anche dati un nome, i Millini. E quindi diciamo che con il Covid abbiamo deciso di pensare a come far diventare più forte e a come far evolvere questa community che è nata così spontaneamente e molto legata agli show, a farla evolvere in altro, anche perché nel frattempo i musicisti stanno diventando sempre di più. Quando abbiamo cominciato questo lavoro di redesign della community, eravamo a 26.000 iscritti da 138 paesi, e dove la maggior parte, 15.000 circa, sono italiani, altri 10.000 erano francesi. Mi sentite? Perché mi sento un pochino di eco, ok. E però sono da tanti altri paesi nel mondo, però che Mille ancora non è arrivato e ci metteremo anche un po' per arrivare. E quindi dovevamo ripensare una modalità per ingaggiare veramente tutti, non solo attraverso gli show. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo un po' messo a sistema delle riflessioni, preso delle decisioni, delineato una nuova strada da intraprendere e abbiamo lanciato un equity crowdfunding. Quindi in questo caso abbiamo proprio messo a disposizione la quota di quote e vi racconto la nuova direzione proprio con il video che abbiamo realizzato per spiegare che cos'era questo crowdfunding. E ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Così vi racconta anche l'obiettivo e i next step. E noi in cambio ci occuperemo di realizzare un tour di concerti che faccia tappa in tutto il mondo, riunire i musicisti di ogni nazione in un'unica community, la più grande mai esistita, realizzare una piattaforma dove i musicisti possano conoscersi, ritrovarsi e fare musica insieme, studiare e avere accesso a sconti e molto altro, ma soprattutto realizzare il sogno di ogni band che si rispetti, entrare in studio per incidere nuovi album e brani inediti. E tutto questo è solo un assaggio, giusto per fare qualche esempio. Quindi, come vedete, vogliamo realizzare la più grande community rock del mondo. E, ecco, poi il video
dico senza falsa modestia, che è molto divertente e abbastanza fuori dalle linee guida dei classici video di equity crowdfunding, è abbastanza ironico. Ci hanno detto che insomma è piaciuto molto, quindi magari andatevelo a vedere sul nostro canale YouTube, dove comunque ci sono tutti i video, anche quegli altri che facevo vedere prima. Quindi la community di musicisti più grande nel mondo, l'obiettivo primario. Come realizzarla? Aumentando innanzitutto il numero di iscritti, quindi eravamo a 25.000, oggi siamo circa 40.000. Come obiettivo per il 2023 abbiamo 200.000 e per il 2024 450.000, ma aumentare gli iscritti senza dar loro nulla da fare, oltre agli show, che appunto hanno un limite nel poterli fare e poi rifare anche gli anni dopo, in tutto il mondo, e appunto con il limite degli show dobbiamo pensare a un ecosistema di interazioni, attività, progetti per far interagire i membri della community con noi e tra di loro, del tutto nuovo. Quindi la sfida che ci troviamo ad affrontare è quella di ripensare ad una nuova identità per la community di Rocky Mille, che non è più una community di musicisti che suonano insieme, vivono un'esperienza catartica straordinaria, ma diventa una community di punto interrogativo. Negli anni ovviamente noi abbiamo pensato a tante possibilità e in tanti che sono entrati a contatto con noi ci hanno dato spunti, idee. Ad esempio noi abbiamo un'app per far studiare i musicisti, per prepararli agli show, quindi loro accedono all'app, possono estrarre gli spartiti, possono guardarsi video tutorial, scambiarsi informazioni e quindi in tanti hanno detto: ma perché allora non fate evolvere l'app in uno strumento per studiare musica con delle lezioni? Perché non lo rendete uno strumento per mettere i musicisti in contatto tra loro, magari per cercare un nuovo membro della band, oppure per mettersi d'accordo e trovare nuovi locali dove suonare? Perché non la fate diventare uno scambio strumenti musicali? Tutte opzioni valide. Poi però c'è anche l'opportunità di far incontrare musicisti offline, quindi tanti lo stanno facendo, si incontrano per delle reunion, dei party, altri si incontrano nella propria città per una birretta ogni tanto, hanno organizzato delle uscite in moto per le colline romagnole e così stanno facendo anche i musicisti d'Oltralpe in Francia, no? Dove siamo già stati due volte, perché siamo tornati anche quest'anno nel 2022, e quindi comincia a esserci una community coesa, e anche lì si stanno organizzando. Ma poi c'è tutta l'opportunità di creare progetti editoriali, e aprire nuovi canali di interazione più diretti tra i musicisti. Noi al momento abbiamo un gruppo segreto su Facebook, in quanti negli anni mi hanno detto: ma perché non aprite Telegram, Discord? Quindi tante opportunità, ma anche tante complessità, perché poi noi come Rocky Mille crediamo molto nel conoscerci online, ma poi vivere un'esperienza offline insieme, cioè l'esperienza del live, l'esperienza delle prove. Noi crediamo molto nell'essere in presenza, e come abbiamo visto non è così semplice, avendo una community su così vasta scala globale, e appunto local versus global, perché appunto abbiamo una community italiana forte, ma poi abbiamo tanti musicisti sparsi in 138 paesi. Come la gestiamo, come facciamo felici sia gli uni che gli altri? E poi abbiamo un tema di community versus band. Noi siamo una community, ce lo siamo appena detti, ma siamo anche una band. La band ha dei tratti totalmente diversi rispetto alla community. È esclusiva, non è aperta a tutti, e ha dei volti riconoscibili. È tutto il contrario di una community. Quindi come far convivere questa miriade di possibilità, non tutte poi facilmente realizzabili, con anche delle caratteristiche che ne vogliamo portare avanti o che abbiamo portato avanti fino adesso. Ecco, da queste considerazioni è partito il nostro lavoro di redesign e
tutta una serie di scelte che abbiamo applicato. Allora, innanzitutto, per venire a capo di questa complessità, abbiamo deciso di creare un team dedicato trasversale a diverse funzioni. C'è dentro Fabio, il nostro CEO founder, ma anche creatore, direttore creativo, c'è il nostro CTO Tommaso, ci sono io, c'è un grow hacker, e poi c'è qualcuno che manca l'appello, quindi vi lascio un po' una domanda, pensateci se vi sembra che ci manchi una figura qua che dovrebbe fare questa parte di questo team di redesign della community. E un team dedicato che ha appuntamento ogni settimana per farsi il punto e lasciarsi con i next step. È una roadmap e poi un framework teorico. Perché diciamo che poteva essere seguito, portato avanti tutto il lavoro, magari solo con un punto di vista grow hacker, ma in realtà abbiamo pensato che servisse un framework che ci aiutasse un po' più tondo, 360 gradi, che ci aiutasse a venire a capo di tutti questi vari pezzi da sistematizzare. E il framework che abbiamo scelto è quello del community design, che io ho conosciuto grazie a Marta Mainieri, che ho visto passare prima, quindi dovrebbe essere lì tra di voi, e che ho conosciuto proprio attraverso il Community Summit. Ho letto il suo manuale sul tema, l'ho trovato perfetto per quello che stiamo cercando di fare. E quindi da qui la definizione di alcuni step per il 2022, che cominciare a lavorare sul sistema di identità e il modello di ingaggio, e poi per il 2023 invece sul sistema di governance e poi la sostenibilità della community, facendolo come metodologia attraverso l'ascolto attivo e il co-design. Quindi, partendo dal sistema di identità, che è la parte di lavoro che abbiamo ormai terminato, e quindi definire la proposta di valore per i membri, e chi ne deve far parte, ne può far parte e chi no. Siamo stati tentati fortemente di partire con tutta una serie di credenze che avevamo sulla nostra community. Sappiamo sicuramente che i nostri musicisti vogliono riunirsi più spesso insieme, non gliene frega niente di diventare dei musicisti migliori, perché tanto è fatta, la nostra community è composta da musicisti non professionisti, quindi l'importante è trovare contesti di aggregazione. Questo è un tipo di credenza che noi avevamo, portata da 7 anni di conoscenza e di esperienza con i nostri musicisti, spesso una conoscenza quasi, cioè, sicuramente diretta, quasi day by day, e con tanti anche amicale. Ma nel frattempo la community si è espansa, ci sono appunto ormai la metà della sua composizione che non ha anche mai partecipato dal vivo, non li conosciamo. Ci sono tanti che scrivono, sono molto interattivi sui gruppi online, ma tanti altri no. Quindi un passo abbastanza difficile che abbiamo dovuto fare è stato quello di fermarci e raccogliere dati, guardare tutti i dati di comportamento che abbiamo potuto raccogliere attraverso le interazioni dei musicisti, dati raccolti sui musicisti sulla nostra app, e andare a creare dei cluster di comportamento. Abbiamo quindi definito dei cluster in base a quanto i musicisti sono dentro la band, quanti concerti o progetti online hanno partecipato, quanto sono partecipi nelle attività dal vivo e quelle online, e poi per ogni cluster, quindi abbiamo fatto per esempio i fedelissimi, gli ex fedelissimi che erano molto partecipi ma da un po' ormai non partecipano più, i fantasmi. E poi ci sono anche, diciamo, i cosiddetti leoni da tastiera, quelli molto partecipi online, ma un po' meno negli show, o invece gli animali da palco, quelli molto presenti, partecipi alle iniziative online, offline, agli show, e non tanto interessati alla partecipazione sui gruppi. E per ciascuno di questi cluster abbiamo poi tirato giù i dati di professione, età, genere, per avere un po' l'idea di un identikit per cui abbiamo creato delle personas. E abbiamo provato anche a capire quali potrebbero essere per ciascuna di queste personas
gli strumenti di ingaggio, le leve di ingaggio più interessanti. Ma anche qui, per non diciamo fare noi delle ipotesi magari non corrispondenti al reale, abbiamo attivato tutto un processo di ascolto attivo con i membri, e quindi per andare a parlare con loro direttamente e capire effettivamente che cosa gli interessa di più. E qui abbiamo fatto delle differenze proprio in base a questi cluster. Quindi, per esempio, per i fedelissimi, che sappiamo essere mossi dalla volontà di muoversi insieme a noi del team nel ridisegnare il futuro di Rock in 1000, ma che hanno anche desiderio di essere visti, di essere riconosciuti come lo zoccolo duro, per loro abbiamo lanciato la call a partecipare a The Squad. The Squad è un gruppo di persone volontarie che noi coinvolgeremo in più iniziative nel corso degli anni, iniziative di redesign sostanzialmente, focus group, survey one to one, magari anche incontri dal vivo se ci riusciremo, e abbiamo proprio per rafforzare il sentimento di appartenenza, il riconoscimento di essere parte del Squad, gli abbiamo dato grande rilevanza anche nei nostri canali pubblici. Qui non l'abbiamo tenuto in iniziativa chiusa dentro la community, ma l'abbiamo fatta sfociare nei nostri canali pubblici con dei video, con foto, raccontando anche le evoluzioni di quello che stavamo facendo insieme. Abbiamo fatto nel pratico, che come si è già attivata Squad, con delle Zoom call di gruppo. Ne abbiamo fatta una solo con gli italiani, una con gli stranieri, ma abbiamo già in programma di farne delle altre che vi racconterò tra poco. E poi abbiamo fatto una serie di attività invece con tutti gli altri cluster, in questo caso con delle survey online. La survey era unica per tutti quanti, e una sua ventina di domande cercava di andare a toccare varie leve interessanti per tutti i vari cluster, quindi lavorare un pochino su tutti i tasti. E però poi avevamo differenziato per ciascun cluster la mail dove richiedevamo di partecipare. Ora, abbiamo ricevuto un open rate molto alto, tra il 60% per i meno interessati e l'80%, 89% per i più interessati, e abbiamo raccolto non vorrei dire una cavolata, ma 200 risposte. Poi, se qualcuno interessa, i dati li posso recuperare. Magari potrebbe essere interessante, no? Sapere anche quali sono i benchmark, no? Comunque, rispetto ai KPI che ci eravamo dati di adesione, sono andati molto bene. E avevamo fatto tutta una serie di domande. Qui riporto qualche esempio: quindi cosa ti ha spinto a iscriverti ai gruppi non ufficiali, gli incentivi che ti vengono in mente, e sono emersi degli aspetti, delle risposte che non ci aspettavamo, e altre invece che ci aspettavamo ci hanno sorpreso perché univano tra di loro cluster che noi ritenevamo molto diversi. Quindi ha dato sicuramente tutta una serie di insight molto, molto interessanti. Ora, qui il lavoro non è finito. Una cosa che io cerco di portarmi come mantra quotidiano è: l'ascolto non è la roadmap, ma una modalità di lavoro. Non deve essere un lavoro per me, per noi. Ok, abbiamo raccolto tutta una serie di dati, confermano o non confermano, ci sono delle buone idee, oppure ok, nulla di che, bene, fatto una volta. Non lo si fa più, deve essere portato avanti nel tempo. Ad esempio, ora nei prossimi step abbiamo di fare la survey anche negli altri paesi, sulla community francese che nel frattempo è cresciuta, sulla community brasiliana che avremo da lunedì, e in tutti i paesi in cui abbiamo ancora fatto il show, che sono anche più interessanti da valutare. Noi, visto che dobbiamo lavorare proprio su quello show, non c'è, siamo partiti dalla community italiana, perché comunque avevamo bisogno
in breve tempo di alcuni insight su, per lavorare sull'identity, e quello era il modo più veloce per iniziare, ma sicuramente non è completo come processo. Poi dovremo arricchire con magari delle call one to one, se, per mettere arricchire il dato quantitativo con il dato qualitativo, e poi magari delle Zoom call dedicate. Ad esempio, facendo quelle Zoom call the squad che vedevamo prima, i partecipanti avevano età molto diverse tra di loro, ma solo i più adulti, i più grandi, partecipavano attivamente, parlavano, sovrastando forse un po' i più giovani, che erano un po' intimiditi e non parlavano molto, sono stati molto ascoltatori. Quindi ci piacerebbe fare delle call con dei temi specifici e vedere se si possono, magari un po' più a tematica, un po' più per i giovani, magari selezionare sulle più giovani e vedere se ci portano sul tavolo delle considerazioni diverse. Questo era solo per darvi degli esempi. E da lì, dopo aver fatto questo lavoro di ascolto, di insight, abbiamo fatto una serie di workshop dentro il gruppo Rocking 1000, dentro al team Rocking 1000, per poi ridefinire l'identità della nostra community, che per noi coincide di fatto con la nuova strategia di brand, essendo che per noi la community non è solo un mezzo, un canale e neanche un prodotto, ma è proprio la parte fondante di quello che siamo, le due cose coincidono. Qui abbiamo deciso di adottare un lavoro sui valori, visto che sono la parte che per noi è più sentita, più netta, e lo è anche per i musicisti, e per arrivare poi a definire un purpose, quindi perché Rocking 1000 esiste, e da lì andare a calarlo rispetto agli obiettivi aziendali in quella che è la brand vision. Abbiamo fatto questo lavoro con un nostro collaboratore, Armando Guastella, che ha esperienza come brand marketing manager e ci ha guidato in questo processo. Lo stiamo ancora ridefinendo, quindi non ad oggi non vi avrei portato qualche cosa di un po' parziale, però sicuramente Rocking 1000 non sarà solo una piattaforma di learning, di lezioni, non sarà solo una piattaforma che promuove iniziative, concerti live. Quindi insomma diciamo che tante proposte che arrivate negli anni o state messe da parte, sono state un po' ridisegnate. E adesso siamo nella fase della ideazione del modello di ingaggio. Quindi, bene, e definita un po' l'identità, che cosa facciamo fare alla community, come li contattiamo, come li facciamo interagire tra di loro, come li stimoliamo con un piano editoriale, quali servizi, quali attività. E qui ci siamo dati una roadmap dove partiremo con dei primi test di quelli che abbiamo definito un po' quick win, cioè partendo da quelli che sono dei bisogni già espressi durante le survey, le call ai musicisti, quindi cose che sappiamo che loro vogliono e che per noi sono veloci e semplici da implementare, ma anche facili da misurare. E qui a lato ho riportato poi la scheda di test base che utilizziamo per valutare se iniziare a fare un test e poi valutarne il risultato, in modo da avere una stella polare da seguire. E quindi perché quando ci sono così tante opportunità sul tavolo e tante persone a quel tavolo, poi è anche difficile poter decidere cosa perseguire e cosa lasciare da parte, oppure c'è la tendenza a voler provare troppo tutto e subito, mentre invece bisogna lavorare un po' per priorità. E ad esempio, che cosa faremo? Quali saranno i primi test che faremo? Delle cose molto semplici che però ancora non avevamo mai fatto, per esempio cominciare a fare delle email transazionali, anche gestite con automatizzazione,
per ricordare l'anniversario di un concerto e mandare le fotografie, le foto dove i musicisti si possono trovare. Abbiamo implementato un sistema di riconoscimento facciale dentro la nostra app, per cui come quello che c'è su Facebook, per cui ti viene segnalato tutte le foto degli eventi se c'è una foto dove ci sei tu, quindi sarà più facile per i musicisti trovare la propria foto e scaricarla, condividerla, eccetera. Una chat, non proprio così facile di implementazione, però è una cosa che sapevamo volevano, abbiamo fatto per tutto il mondo offline, abbiamo cominciato a lanciare in modo estemporaneo e molto semplice dei ritrovi in alcune città, per dire noi almeno in 5 siamo lì in quella città, l'abbiamo fatto per il compleanno di Rocky Mille a luglio, quindi eravamo in Romagna, abbiamo detto noi ci troviamo tutti in quel bar a tale ora, in quel giorno, chi c'è venga, e anche lanciata un po' velocemente, comunicata il giusto, ha portato in Italia 20 meetup e anche a Parigi 5 meetup, che per noi è stata un'iniziativa di successo rispetto appunto agli obiettivi che ci siamo dati. Per le attività più complesse invece il lavoro è un po' diverso, e qui ritiro in ballo di nuovo Marta, perché ci lavoreremo insieme, con collaboriamo, e quindi andremo a sviluppare degli scenari e dei prototipi, perché non, insomma, ci sono tutta una serie di attività non così banali da intraprendere. E poi c'è tutta la parte comunque che vogliamo fare di continuare a fare di co-design con i membri, quindi tutte le varie idee che emergeranno ci piacerebbe discuterle con delle serve one to one, con delle call e delle serve telefoniche, e ci piacerebbe di nuovo coinvolgere le squad. E un'altra idea che è emersa è magari di fare anche un vero e proprio hackathon, quindi di andare a coinvolgere dei musicisti di The Squad, magari anche un po' diversi tra di loro come background, come profilo sociodemo, organizzarli in squadre e lavorare insieme a loro due giorni, un weekend online, e quindi tutti in modalità remota e collegati online, dare a loro delle linee guida di nuove idee da sviluppare, magari partendo da delle idee diciamo embrionali che arrivano da noi come team, che fungano un po' da scheletro e su cui loro poi possono andare vanno a svilupparle. In questo modo magari, insomma, speriamo che emergano delle idee più ricche, più sfaccettate, o proprio idee nuove a cui non avevamo mai pensato, e soprattutto un modo per di nuovo far sentire la nostra community coinvolta, ascoltate, partecipe del futuro, come ha mostrato, almeno gran parte ha mostrato di voler essere. Mi rendo conto che tante cose che vi ho raccontato ancora non hanno raggiunto una definizione, ma le racconteremo poi sulla nostra pagina LinkedIn, quindi se siete un po' incuriositi seguiteci. E poi vi vorrei anche chiedere se vi ricordate che a inizio, tra le slide iniziali, parlavo di una figura mancante dentro a questo team di lavoro del co-design. Qualcuno ci ha pensato? Ritorno sulla slide e la faccio vedere per rinfrescare la memoria. Faccio momento indovina chi. Il musicista, poi? Ah, ve la ricondivido.
Nel team di Grow Hacking ci sono in questo momento. Lo vedete? Eccola qua. C'è il CEO, il CTO e il responsabile marketing in Grow Hacker. Poi arriverà Collaboriamo, ma chi manca? Stiamo facendo una strategia di community. Di manager. Bravo. Abbiamo preparata questa, a questi temi, diciamo. Manca il community manager, perché lo stiamo cercando? Stiamo cercando un community manager junior, un profilo junior da integrare inizialmente con uno stage, ma con obiettivo di assunzione. E quindi tra chi c'è di voi può essere interessato, conosce qualcuno, scrivetemi perché entro novembre deve essere on board. Quindi se vi fa trillare qualcosa in testa, fatemi un fischio. Allora, ho lasciato un po' di tempo per le domande. Dimmi, Alfredo, se siamo nei tempi o se è qualcosa che volete approfondire. No, Certo. guarda, abbiamo 5 minuti giusti, giusti per le domande. Un paio di domande le possiamo fare. C'è qualche domanda? Domande 1. Vai. Poi dimmi, Martina, se senti perché. Sì, mi senti? Ti sento. Con Rocky Miller, come avete maneggiato la parte della crescita? Si vede che c'è stata una crescita esponenziale. Come siete riusciti a mantenere la crescita e continuare con successo nel periodo? Come siete riusciti a mantenere Cioè mantenere la crescita la scuola? e il successo del progetto. Intendi come adesione delle persone che sono aderita a un progetto in modo spontaneo quando era una cosa tra amici e adesso che si sta evolvendo in un business, intendi questo? Esatto. Ottima domanda perché è una cosa molto difficile che fino ad oggi abbiamo gestito in un modo e potrebbe anche cambiare, no? Cambiando di scala. E allora, quello che abbiamo fatto. Allora, abbiamo sempre cercato di mettere come priorità rispetto ad ogni decisione le esigenze dei musicisti. Quindi un po' veniva spontaneo a tutti noi del team farlo, perché e veniva naturale e spontaneo perché i musicisti hanno dato talmente tanto, ci danno talmente tanto a livello di partecipazione ai progetti che lanciamo, a livello personale, interazioni personali con noi, che veniva spontaneo averli sempre in mente, soprattutto quando eravamo una squadra molto ristretta dei primi cinque co-founder e noi seguivamo tutto. Adesso che stiamo crescendo, che abbiamo più persone, perché adesso siamo una ventina, risulta un po' più difficile, ovviamente, mantenere sempre la priorità su che cosa ha bisogno la community, i loro desideri, le loro esigenze. E, per questo, da una parte c'è un grosso lavoro che stiamo cercando di fare di condivisione dello spirito che ci anima, animato fino ad oggi, di esigenze, eccetera, reclutare persone che comunque abbiano un po' che siano in linea con i nostri valori. Quindi che a volte potrebbe anche andare un po' a scapito con le performance, con gli obiettivi di business, no? Perché spesso poi, come siete mantenuti organici, vuol dire che magari non sempre certe scelte possono essere fatte, no? Per esempio, far pagare i musicisti, faccio dico la cosa più ovvia. In tanti ci dicono, ma perché se avete tanta domanda di musicisti, da parte dei musicisti di suonare i vostri concerti, non mettete la quota a pagamento. È una cosa che non faremo mai. Questa è una scelta anti-business che però noi stiamo portando avanti. E quando invece ci sono delle scelte che non sono così apprezzate dai musicisti, per esempio, ecco, in Brasile purtroppo il promoter che ha comprato lo show non ha messo i pasti gratuiti per i musicisti. E
e questo ha creato grande scontento. Quando succedono queste cose, noi cerchiamo di raccontarle senza proprio in modo super trasparente e appena possibile e con grande trasparenza, dando numeri anche esatti. Un altro esempio, per uno show dove loro suonavano, c'era una committenza di un brand, c'erano pochi posti disponibili per gli spettatori. Non abbiamo parlato di pochi posti disponibili per gli spettatori, ma abbiamo detto esattamente quanto era il numero di posti disponibili. Cioè, non cerchiamo di essere sempre precisi e trasparenti. Cerchiamo di dirlo e portarlo anche in chi lavora con noi, chi ha cominciato a lavorare adesso con noi. E poi l'ultima cosa che ti dico sul tema dell'organicità è che è su proprio più un tema di comunicazione, meno di decisioni, meno di strategie, ma più di comunicazione. E perché noi quando abbiamo cominciato nel 2015 avevamo un tone of voice, molto ironico, scantonato e divertente, parlavamo, no? come se parlassimo ad un amico. E poi crescendo ti viene un po' da perdere quel tono lì, perché sei la più grande rock band del mondo, ti devi posizionare come qualcosa di epico, fantastico, quindi ti viene un po' da perderlo. Ecco, stiamo cercando di mantenerlo, quindi di non posizionarci come una classica rock band inarrivabile, perché siamo anche una community, e quindi di mantenerci anche su questo sempre alla portata di tutti. Cioè, anche nei nostri post cerchiamo di intavolarli, scriverli sempre come una discussione aperta, come se parlasse un amico. Non è facile, è la cosa più difficile, penso, farvi convivere business e la community con le sue esigenze. Martina, grazie. Anche prego, grazie a voi per l'ascolto. A presto e buon continuo.